Allora io ho iniziato studiando danza classica quando ero molto piccola e poi il mio percorso si è allontanato decisamente da quell'universo lì per andare. Ho studiato in un conservatorio di danza contemporanea in Inghilterra per 3 anni e da lì sono tornata a lavorare in Italia come autrice prevalentemente. Ho collaborato con Marco D'Agostino e Francesca Foscarini in un progetto che si chiama Speak Expand, che abbiamo portato qui un anno fa. E poi ho creato un solo che si chiama Dolly. Ho lavorato come interprete per Sonia Brunelli, nella produzione. Sì, prevalentemente questo. Adesso appunto abbiamo debuttato quest'anno con altre sappie di Ma per me è un lavoro che a me sta molto a cuore, è nato quasi un anno e mezzo fa, parte dall'esigenza di ricercare un modo di stare in scena che sia fragile, che metta forse i performer in una condizione di esposizione da un certo punto di vista. E abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato su un'azione che crea una difficoltà reale in scena ed è diversa ogni volta. E da questo punto siamo partiti per cercare di via via rimuovere, diciamo, degli strati più di cortezza per arrivare a un cuore un po' più tenero, ecco.